per la rubrica Una giornata in pista sono il circuito Extrema Kart di Finale Emilia. Andiamo a fare qualche giro, dai. In previsione alla seconda tappa del campionato CNV provo una pista nuova, fatta di curve veloci e lente, ottima per l'allenamento fisico e per migliorare lo stile di guida. Gli amici mi consigliano i rapporti 15-40, ma la mia pit montava già il 16-43, che presenta una differenza minima di rapporto di trasmissione. Parto con una pressione iniziale di pneumatici di 1,5 bar e comincio a studiare la pista, mai vista prima. A differenza della notte piovosa, ora il sole splende e alle 11 di mattina l'asfalto segna 28 gradi. Il circuito è tecnico e sufficientemente veloce, lunghezza totale in traiettoria di 740 metri per una velocità media di 63 km orari. È composto da 14 curve, di cui 9 destre e 5 sinistre. All'uscita dell'ultima curva bisogna avere già una buona velocità e tenere come riferimento la linea blu, ma non oltrepassarla perché è presente un chiusino che potrebbe rivelarsi pericoloso. La prima curva è veloce e da fare in quarta piena, ritardandola leggermente. Il tratto tra la prima e la seconda curva è il punto in cui ho fatto sempre molta fatica, in quanto nel più breve tempo possibile bisogna rialzare leggermente la moto per scalare in terza e ripiegarla per affrontare la curva. Qua bisogna essere molto precisi, altrimenti si perdono decimi di secondo. Mentre si affronta la seconda curva, bisogna stare stretti per prendere la direzione corretta per affrontare la quarta. È fondamentale quindi tenere lo sguardo sulla terza, altrimenti si rischia di andare sull'asfalto di sinistra, non raccordando bene la terza curva e rovinando di conseguenza anche la quarta. La terza curva è da gas a martello fino ad arrivare in traiettoria alla 4, una quasi parabolica standard dove per tutta la giornata ho avuto la sensazione di trovarla scivolosa. Subito dopo ci si sposta verso sinistra per sdraiare letteralmente la moto sulla 5, curva in cui ho trovato grande confidenza con l'anteriore. Cambio di direzione istantaneo sulla 6 con l'obiettivo di tenere le gomme sul cordolo. Già in uscita di curva, gas spalancato, si ignora la 7 sormontando il cordolo e giù di anteriore per la 8 e la 9, due curve da raccordare nella stessa piega. Personalmente mi sono trovato bene ad arrivare sparato alla 8 per entrare pinzato e spigolare leggermente il tratto 8-9, ma ho notato che molti altri piloti effettuano una traiettoria più lenta ma curvilinea. Già sul cordolo della 8 bisogna guardare bene il cordolo successivo in modo tale da non allungare il percorso di traiettoria e aprire il gas il prima possibile sulla 9 per prendere velocità sul rettilineo, dove si passa in quarta marcia. La curva 10 infatti è luogo di molteplici sorpassi dovuti sia dalla bravura delle due curve precedenti che dal pelo di lasciare il meno possibile l'acceleratore. Appena in uscita dalla 10 puoi decidere se tagliare la 12 oppure no, ovvero finire sull'asfalto nero o meno. Qui sono presenti leggeri avvallamenti in cui l'anteriore saltella e fa perdere tempo. Io ho quasi sempre scelto di tagliarla finendo sull'asfalto nero e affidandomi all'idraulica delle sospensioni, ma se preferisci una guida più fluida ti consiglio di non tagliarla e di affrontare diversamente la 11. Nel mio caso quindi il punto di arrivo della 11 è il centro del cordolo per dirigere la moto internamente alla 12, dove all'anteriore si creavano non pochi movimenti.
rapido cambio di direzione per affrontare l'ultima curva, tenendo sempre puntato il gas per uscire forte dalla 12 e cercando il più possibile di stare vicino al cordolo. Alla fine del primo turno queste sono le temperature dei pneumatici, mentre la pressione passa dagli 1,5 bar iniziali a 1,65 al posteriore e 1,6 all'anteriore. Riporto entrambi a 1,5, consapevole che le gomme non sono entrate in temperatura, in quanto ho fatto un turno lento. C'è abbastanza gente in pista nonostante la giornata sia open, ma la confidenza con il tracciato migliora di giro in giro e già al secondo turno intravedo tempi decenti. Finita la seconda sessione, le temperature sull'asfalto si alzano, così come quelle sui pneumatici. Le pressioni a caldo aumentano entrambi di 0,5 bar, conferma che nel turno prima non avevo mandato correttamente in temperatura i pneumatici. Come sempre, riporto tutto a 1,5 bar. Durante i turni successivi firmo il mio best lap in 42,02 e ora qualche giro di pista. Una gara di kart. La pista l'ho trovata eccellente, un ottimo grip e delle bellissime curve.